E allora ragazzi, è arrivato il momento di presentare colei che è stata una parte dello spettacolo di questo bellissimo evento di questa sera, una drag queen che a Pescara fa parlare molto. Vi vado a presentare Lakisha. Buonasera Lakisha. Buonasera, buonasera piccole, buonasera Felicia, grazie. Serata fantastica, meravigliosa, che dire. Come ti sei trovata nelle vesti di show durante un concorso trans dove ci sono comunque delle bellissime ragazze, delle bellissime trans come me che ero in giuria e delle bellissime donne soprattutto, perché questo ricordiamolo che non è un concorso per trans ma è un concorso per farfalle che hanno preso il volo. Guarda, io non mi metto mai in competizione con nessuna, amo il mio lavoro, mi piace esibirmi e lo trovo fantastico, anzi c'è sempre modo di conoscere nuove persone, nuove ragazze, nuove donne o nuove colleghe in questo caso, e quindi per me è sempre bello, un onore, e poi per Joe questo ed altro. A proposito di colleghe, ricordiamo che la nostra Lakisha è una organizzatrice di un concorso per drag queen qui in Abruzzo. Da breve si è svolta la finale della Corri Drag Show, signori, e andiamo questa sera a presentare colei che ha fatto alzare le mani al cielo a tutto il pubblico con la sua simpatia, ironia e soprattutto col suo meritatissimo spettacolo. La vuoi presentare? Esatto, è stato un grandissimo onore anche sabato scorso alla finale della Corridrag, tutti in piedi, giuria, pubblico, ha stravolto il palco di Francavilla al Mare e quindi la vincitrice della Corridrag Show, Melissa La Dolce. Buonasera Melissa. Buonasera. Cosa ci racconti, le emozioni di questo concorso? Questo concorso qua di stasera? È molto bello, è una cosa nuova perché c'erano solo le Miss Trans, adesso questo concorso è anche una bella occasione sempre per mettere in visione questa cosa, aprire, perché tante persone non sanno il mondo com'è il nostro. Certo, come hai visto questa sera durante una serata dove c'era parecchio pubblico eterosessuale, sei stata apprezzatissima e soprattutto cosa ci racconti di questo tuo premio che hai vinto da poco, questo nuovo titolo che ti hanno premiato a Pescara, raccontaci. Ma diciamo che è un premio che ho raggiunto dopo tanto tempo, che io sono in giro da tanto tempo, diciamo, come spettacoli, perché io ho 62 anni e da un po' che sono in giro e questo è un traguardo per la mia carriera, diciamo. Adesso non è che mi ritiro, finché c'è vita c'è speranza. Amore, ma lo devi sempre pensare perché la vita è sempre nuova di piene sorprese. Noi di piccole e io personalmente da ex drag queen ti auguro veramente che la vita possa darti tantissime belle soddisfazioni perché sei un artista stupendo, ma non siamo soli perché questa sera abbiamo lei, una madrina direttamente dal Piemonte. La vuoi presentare? Esatto, lei è un'amica, una collega perché abbiamo presentato insieme la settimana scorsa, Laura De Feudis. Allora buonasera Laura, vieni qui accanto a me. Ciao, direttamente dal Piemonte, cosa ci racconti? Niente, io buonasera a tutti, niente, sono stata qua ospite a Francavilla per presentare la serata della Corri Drag Show, il primo anno ovviamente. Io poi faccio eventi di Miss Trans Piemonte, Val d'Aosta e altri tipi di serate molto carine, divertenti. Che dire, io vi ringrazio per essere state nostre ospiti e soprattutto vi invito a ritornare a trovarci perché a noi piace tutto ciò che è colore. Grazie a tutti e soprattutto ricordate amici di piccole, perché il mondo della notte non è solo trasgressione ma è anche tanto divertimento, colore e spettacolo. Un bacio a tutti, ci vediamo. Ciao, ciao piccole. Ciao, ciao.